Questo programma è realizzato in collaborazione con lo stupore che invade la conchiglia del campo, così Eugenio Montale definì in una celeberrima poesia Siena i quattro giorni di palio, fino ad arrivare alla sera del 16 agosto, quando questa città, Siena, trionferà ancora immortale. Passione palio, torniamo in diretta con il processo alla prova dal tartarugone di Piazza del Mercato per raccontarvi questa passione, questo stupore, come lo definiva appunto il grande poeta Eugenio Montale, per farlo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, insieme a Caterina Fusi. Buon pomeriggio Alessandro, vi ricordo che potete scrivere le vostre domande, le vostre curiosità al 339 1520 060 inviando un sms o un messaggio WhatsApp. Potete contattarci anche sulle nostre pagine social di Instagram e Facebook usando gli hashtag Radio Siena TV, Passione Palio e Processo alla Prova. Dopo una giornata di pioggia finalmente si è corso, ne parliamo insieme a Paolo Saracini. Ciao, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera. Luca Bonelli, buonasera. Eleonora Mainò, buonasera. Osvaldo Costa, buonasera. Grazie. Giacomo Zalibelli, buonasera, grazie a tutti di essere con noi dopo la cerimonia del maggio. Un giorno abbastanza intenso, Paolo, parto da te, intenso anche perché si è spostata in avanti la prova, giustamente per tutelare la sicurezza dei cavalli, dopo la giornata di ieri invece molto lenta per l'acqua, quindi è una giornata molto intensa che porterà, poi ne parleremo, alla prova generale, una prova quanto mai importante quella di stasera. Anticipo un po' la scaletta. Sì, direi di sì, perché chiaramente essendo venute a mancare due prove, la prova di stasera, vista anche la presenza di diversi esordienti, è una prova importante. Insomma, fortunatamente il tempo pare, tocchiamo ferro, essersi rimesso e niente, dai, stamani abbiamo visto una prova comunque tutto sommato con dei cavalli al canape molto, molto fermi, molto allineati, mi sembra, molto pronti, sono tutti cavalli, insomma, perfettamente addestrati. Poi non so se dobbiamo parlarne una della prova, ne parliamo dopo. Noi parliamo dopo. Okay. Luca Bonelli, subito il giudizio, senza la giornata di ieri, favoriti i cavalli più esperti? Subito entriamo nell'argomento, insomma. C'è un detto dei nostri vecchi che credo che sia ancora attuale, cavallo buono chiama fantino buono, per cui credo che le accoppiate siano quelle dove montano i fantini big. Al di là dell'esperienza o meno del cavallo, dici? Ma sai, oggi arrivano cavalli che chiaramente hanno fatto un percorso abbastanza importante, per cui sì, è vero che la piazza è diversa, ma arrivano già preparati e già abbastanza esperti, anche se sono esordienti. Eleonora, la giornata di ieri è stata una giornata importante, lo dico in negativo perché ovviamente due prove sarebbero servite a tanti. Sì, sarebbero servite a tanti, secondo me. Mi riallaccio a quello che ha detto Luca, non ci dimentichiamo che questi sono cavalli monitorati al 1000 per 1000, come astronauti della NASA, tra la provincia, l'addestramento obbligatori, il percorso che fanno, comunque i fantini che li vanno a montare nelle scuderie dove sono, lascia il tempo che trova, forse una due prove in meno. Osvaldo, la tua è una voce dissonante o sei d'accordo con gli altri ospiti? Nel senso, al di là dell'esperienza dei cavalli, comunque un giorno può servire, può non servire, qual è la tua valutazione in questo senso?
No, più o meno sono d'accordo con loro, però sicuramente una prova, cioè due prove in meno qualche cosa levano, insomma, certo, ecco, certo. Perché sicuramente stasera non se ne fanno sei a caso, ecco, insomma, le altre dire, volte. Non è un caso che si fanno sette prove, quindi sicuramente qualcosa manca, anche perché c'è molti cavalli esordienti e quindi c'è da provare la mossa, c'è da provare il San Martino, il Casato, quindi insomma, due prove secondo me sono molto importanti. Giacomo, ti aspetti, anticipo anche con te un po' di temi che poi affronteremo, ti aspetti una prova particolarmente importante? La prova generale è sempre una prova, insomma, lo dice la parola stessa, importante, perché dopo quella, insomma, non si può veramente più provare. Stasera sarà ancora più importante, quindi occhi bene, sì, attenti stasera. Sì, credo che stasera sicuramente ci sarà un'attenzione particolare per provare, per l'assenza di prove, come dicevi te prima, perché sì, siamo andati verso un alto tasso di professionalità, anche di preparazione dei cavalli, però come si dice, provare serve anche per provare proprio il rapporto tra l'affiatamento, cavallo, diciamo, e fantino. Penso sia normale, anche se si arriva al top del top sia fondamentale. Dobbiamo fare subito una pausa e poi torniamo, primo giro con i nostri ospiti, restate con noi in diretta al Tartarugone di Piazza del Mercato, processo alla prova. La nostra passione per raccontare la passione palio, i quattro giorni di palio, siamo tornati in diretta dal Tartarugone di Piazza del Mercato, processo alla prova insieme ai nostri ospiti. Ricomincio da Giacomo Zanibelli, facciamo, come dire, un passetto indietro, torniamo alla prima prova, ce la riguardiamo insieme per fare un po' di valutazioni anche su quella prova lì. È chiaro che è stata una prova blanda, lo abbiamo detto anche nei primi due giorni delle nostre trasmissioni, però è stata una prova che qualcosa ha fatto vedere, secondo te Giacomo, cosa possiamo dire? Senti, quello che si nota è subito la prontezza in partenza, poi i cavalli ben allineati, pronti tutti, quindi mi ha colpito perché hanno fiancato subito in diversi e quindi secondo me si prospetta un bel palio, ecco, sotto il profilo proprio della mossa. Osvaldo, c'è chi ha detto nella prima giornata delle nostre trasmissioni, insomma, visto che le previsioni del meteo questa volta ci azzeccano, in questo periodo ci azzeccano parecchio, forse bisognava, come dire, provare subito la prima prova, oppure insomma un giorno intenso, anche quello del 13, insomma, quindi si tende, come dire, magari a provare solo la mossa e poi a frenare un po'. Cosa hai visto durante il primo giorno? Ho visto, sì, l'allineamento, cavalli tutti molto precisi, insomma, perché vedere un allenamento così con cavalli fermi, allineati, era molto tempo che non si vedeva, quindi vuol dire che i cavalli sono molto preparati bene dagli allenatori e poi ho visto appunto la prontezza, una volta andato giù il canape, insomma, si vede un palio e ho paura, insomma, è difficile. Sia molto equilibrato. Sia molto equilibrato. È equilibrato in alto, ma è molto equilibrato. Molto equilibrato. Quindi bisognerà vedere un pochino chi sarà di rincorsa, insomma, ecco. Eleonora, insieme a noi hai raccontato, insomma, la prima giornata con il Tango delle Monte che si è assestato. Cos'è cambiato in 48 ore, un po' meno, insomma, da quel primo giorno? Siamo al giorno della prova generale, hai visto qualcosa, tenuto conto ovviamente della giornata di pioggia che ha, come dire, congelato un po' la situazione, no? Magari... No, io credo che la situazione è quella, era e quella sarebbe, sarebbe rimasta, comunque rimasta, sarebbe rimasta quella, a prescindere poi dalle due prove saltate o no. Volevo dire un'altra cosa su questi cavalli, secondo, sì, me la grossa differenza, oltre che sicuramente cavalli ben allenati, addestrati per il canape in maniera molto precisa, sono anche cavalli tutti che hanno la testa d'atleta. E secondo me questo è un po' quello che fa la differenza forse rispetto a alcuni cavalli dell'8 di luglio, cavalli di testa vera. Quindi insomma, come dire, un lotto equilibrato in alto, sì, però anche da quel punto di vista. Anche da quel, non so se Osvaldo vuole vista, aggiungere qualcosa. Sì, sì, no, sono d'accordissimo. In alto perché secondo me c'è più qualità. C'è più qualità. E poi, più qualità. Si dice sempre il livellamento in alto e in basso, poi una scala di valori c'è comunque. Sicuramente però questa volta... c'è un primo e un ultimo, però effettivamente c'è più qualità. Ecco. Più qualità, Luca Bonelli. Più qualità, ma
anche non ci scordiamo una cosa che poi si è sempre detto, c'è stata un'uscita di piazza delle contrade dove 4-5 contrade hanno risultato e contato. E questo fa parte del gioco del padre. Era un po' invocata questa negli ultimi anni, finalmente è arrivata, sono d'accordo. Sì. Paolo, resto la prima prova, hai visto qualcosa in particolare al di là di questo grande equilibrio, no? Che abbiamo visto. Ma ripeto, come ho detto prima, cioè l'allineamento è la cosa che mi ha tra virgolette colpito di più, perché erano tutti perfettamente allineati e tutti hanno preso il tempo di mossa. Poi è chiaro, le contrade che avevano una posizione più bassa sono andate via meglio, però se lo guardiamo il primo tempo più o meno chi lo prendono. Lo prendono tutti molto bene. Possiamo apprezzare da questa inquadratura. Certo, sì. Molto bene la civetta, il drago ovviamente, che insomma per me, poi lo diremo dopo, anche per cuore, ma anche per oggettività è il primo favorito. Benissimo la pantera, ma tutti Alessandro sono molto pronti, almeno per quello che abbiamo visto in questa prova e anche poi in quella di stamani. Ecco, la tua opinione sulle previsioni meteo, Paolo, cioè, si poteva sfruttare un po' di più questa prima prova oppure, come dire, è giusto? Sai, credo ci sia situazione e situazione, cavallo e cavallo. Alcuni cavalli sono venuti dalle prove di notte, dalla tratta, dove qualcuno di questi forse un po' insomma si è impegnato, certo. La batteria l'ha fatta, quindi non so, onestamente non so che dirti. È ovvio, ci sono cavalli che per l'esperienza hanno ovviamente meno bisogno di provare, penso a Porto Alabe in primis ovviamente, ma insomma anche lo stesso Pathos, anche se ha fatto solo un palio, quindi sai, si fa male a dirlo. Ora comunque rimane ancora una prova, già stamani abbiamo visto insomma un paio di contrade, che insomma Giraffa ha fatto un giro forte, anche la Tartuca ha fatto uno spunto, mi pare anche la Civetta. E poi qui sono anche abbastanza d'accordo con Eleonora, cioè sono cavalli conosciuti, monitorati, attenzionati. È anche vero che poi la piazza è una cosa diversa rispetto anche a Mociano stesso. Un minimo di prova insomma è opportuno farlo. Caterina, siamo tranquilli sul meteo? Sì, purtroppo anche oggi sono previste delle deboli piogge dalle ore 16 alle ore 17 secondo il meteo.it. invece per la giornata di domani le previsioni sono abbastanza rassicuranti, nuvole alternate a sole. Diciamo in diretta vi diciamo che il tempo è un po' incerto, però insomma dubito che per il momento possa piovere, insomma monitoriamo la situazione veramente in diretta. Facciamo un'altra piccola pausa e poi torniamo, state con noi. Di nuovo in diretta, processo alla prova insieme ai nostri ospiti, insieme a voi immersi nei suoni e nei colori di Siena all'interno del Tartarugone di Piazza del Mercato, ormai sede storica di Radio Siena TV per i 4 giorni di Passione Palio. Caterina, non so se ci sono messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Ci chiedono, cioè soprattutto chiedono ai nostri ospiti, se secondo voi ci sono contrade che faranno solamente un palio in difesa. Luca Bonelli, palio solo in difesa di alcune contrade? O, come dire, si dice sempre o si fa una cosa o se ne fa un'altra. Io credo che alcune contrade sono costrette a fare il palio in difesa, per cui sì, è stata una scelta. Quindi magari le nomino io, Civetta, Val di Montone faranno un palio solo in difesa. Penso di sì. Scelta, come dire, Eleonora, che abbiamo visto nel primo giorno con... Penso dichiarata già dal nome messo a cavallo, senza sì e senza ma. Poi ovviamente, come si dice sempre, no Osvaldo, se poi capiti là davanti, perché no? No, sai, io penso che le sanzioni di luglio un po' di freno lo mettono, nel senso, saranno anche palio in difesa, ma magari l'atteggiamento sarà un po' diverso. Un po' diverso proprio perché, pensi che questa, la decisione di dare le sanzioni, cioè di dare le proposte di sanzione fra i due pali abbia questo senso? Ora, non voglio entrare nel merito. Il deterrente è stato, secondo me. Io penso che studieranno una difesa un po' più attenta, nel senso cercheranno di partire avanti e magari poi in corsa ad aspettare l'avversario. Certo. Magari non di fare dei cambiamenti di posto, poi è chiaro, se li capita l'avversario accanto è nel loro diritto, insomma. Certo, però ecco, le vedo difficili gli spostamenti, ecco. Un palio non troppo aggressivo, già. Non troppo aggressivo, diciamo. Ecco. Sì, non troppo aggressivo, e poi come diceva Osvaldo, insomma, avere la cognizione un po' di che cosa corrisponde ad A
Quindi ti aiuta anche a fare una strategia per capire come gestire e evitare magari certi comportamenti che possano poi procurare determinate situazioni, che a ogni colorazione corrisponde una uguale contraria, no? Quindi, assolutamente, no? Assolutamente. Allora io andrei in Piazza del Campo, dove c'è il nostro Francesco Zanipelli, la voce del Palio, con un gradito ospite, Massimo Donatini, che salutiamo e ringraziamo per essere di nuovo con noi insieme a Francesco Zanipelli. Sì, grazie Alessandro, siamo con Massimo Donatini detto Stoppa, buongiorno Massimo. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Senti Massimo, la prima domanda che ti voglio fare è questa, tu hai montato qualche palio, ecco, secondo te come è cambiata la preparazione al palio dei Fantini di adesso rispetto a quando montavi te? Ma un po' di cambiamenti, io ti parlo di me, prima si montava solo a cavallo, qualcuno correva a piedi, però e c'erano le corse tutti i giorni, sabato e domenica erano le corse, ti allenavi tanto a fare le corse. Ora siccome le corse ci sono meno, la gente si prepara più in palestra, anche molto a cavallo, ma palestra, piscina, sono più atleti che prima. Paolo Saracini, siete più atleti voi Fantini? Sì, sì, sì. Voi Fantini siete più atleti? Fantini, sì, siamo... abbiamo un rappresentante della categoria, è giusto solo chiedere. Dei sciughi però, no, sono stato anche dei cavalli, ma insomma ultimamente dei sciughi, ma con poca fortuna anche lì, perché insomma no, c'è, però una, c'è chi è più bravo di me nei sciughi, ecco. Il figlio di un Fantino famoso. Esatto, un argomento interessante sì. Questo che lancia, no? Sì, ma siamo sì. Dati, c'è ha detto anche una cosa giusta, di preparazione me. Diversa. Sì, sicuramente, io mi ricordo... avendo ormai un'età e quindi insomma faccio un esempio, Roberto Falchi, Falchino, Fantino del Drago, io ero addetto al Fantino, ero insomma nel pieno 20-23 anni, ecco lui sicuramente la palestra non sapeva nemmeno che cosa fosse collocata, assolutamente insomma. Quindi era una preparazione più improntata sul cavallo, adesso sì, adesso sono dei veri atleti, c'è chi ha fatto proprio del, ne parlavamo anche prima a tavola, dell'atletismo, della forza fisica uno dei punti principali della sua monta, mi viene in mente Luigi Bruschelli ad esempio, no? C'erano Fantini magari nel passato che avevano delle doti talmente accentuate tecniche, forse avevano meno bisogno di allenarsi rispetto ad altri, mi viene in mente un nome, Luca Minisini, Luca magari era un Fantino che entrava in condizione molto prima di altri senza bisogno di, come posso dire, ammazzarsi atleticamente. Osvaldo, non per questione di età, però per questione di esperienza, invece cosa pensi? È cambiato davvero tanto nei Fantini il modo di prepararsi anche alla carriera a Siena? Sì, certamente è cambiato. Do ragione. Si correva di più a Paolo, Si correva di più nel senso non sì, si facevano sì. Più corsi si faceva a cavallo, un tipo di allenamento solamente a cavallo, mentre oggi si cura molto il fisico, quindi con palestra, con esercizi, con corsa, con piscina e anche con fisioterapista, insomma, certo. Cioè, la preparazione da atleta. Da atleta vero, insomma, ecco, come fanno nel calcio, come fanno in altri sport. Come poi sta succedendo anche a cavalli, è cambiato anche esatto, in questo. Esatto, anche in quello. Noi dobbiamo fare un'altra pausa, la pubblicità incombe, poi torniamo, state con noi. È il giorno della prova generale in nelle varie contrade, nei 10 contrade che saranno al canape il domani sera, grande fermento per la preparazione delle scene, ovviamente si preparano scene anche nelle altre che non saranno al canape, però insomma è un giorno particolarmente intenso anche per tutti coloro che insomma lavorano nelle cucine in preparazione alla grande scena di questa sera. Prima però c'è una prova importante come l'abbiamo definita con i nostri ospiti, prima di parlare anche della prova di questa mattina. Vorrei cercare di capire, partendo da Luca Bonelli, abbiamo detto grande equilibrio, scelte dei capitani con questo livellamento in alto, però si può fare una scala di valori? Te l'ho detto prima quando abbiamo iniziato la trasmissione, il cavallo buono chiama Fantino buono, per cui io credo che i Fantini, denominati big, siano sicuramente, abbiano fatto delle scelte in quelli che ritengono i migliori cavalli. Quindi i nomi le faccio io, Drago, Tartuca, Pantera. Tartuca, Pantera. Manca qualcosa? No, non lo so. Secondo me Leoforno è Leoforno.
Questa la tua scala di valori può essere questa? Secondo me le vedo un pochino superiori all'altro, fermo restando che ho una grande stima del cavallo di Osvaldo, per cui bisogna che ci metta anche il cavallo di Osvaldo, perché sarei un bugiardo. Prima della tratta, non perché ho detto, è presente, no, ma prima della tratta gli ho detto che mi piace moltissimo. Oggi non sarei coerente a dirgli che non è così. Certo, Paolo. Il cavallo di Osvaldo, ma ora no perché qui, è uno degli ultimi figli di Tiglio De Oreco. Tiglio De Oreco, ora io non sono un espertissimo, però è un mezzo sangue che ha vinto, cioè il vincibile, e la madre, se non sbaglio, uguale, cioè ha dei genitori che hanno vinto veramente. Tra l'altro Tiglio De Oreco era anche il babbo del mio Magic Tiglio, quindi no, ora a parte tutto, un cavallo, quello di Osvaldo, ma non perché qui, ripeto, che mi piace molto, ovviamente poi va visto impegnato. La scaletta, io ripeto, non lo dico solo per cuore, ma lo dico, come ho detto prima, oggettivamente. Drago, un pelino, il cavallo del Drago è un pelino, forse anche due, del Pathos, un cavallo è sempre piaciuto, lo vedo come un mix, un po' di Urbino, un po' di Berio, non gli manca nulla, un cavallo che sta fermo, potente, preciso, una macchina, cioè piace tanto. Poi ovviamente, insomma, ecco, non è facile, che ci sono altri cavalli, sicuramente la Tartuca, Leocorno, non so, quelli ha detto Luca, non dimentichiamo, anche se insomma ha fatto molti pali, ne ha vinto tra virgolette solo uno, la Lupo, è comunque un cavallo Porto positivo, Alale, un cavallo che può avere lì qualche vantaggio dal fatto di essere esperto, no? Come dicevamo prima. Esatto. Eleonora, c'è una scala di valori secondo te, la tua personale scala di valori? La mia personale, concordo con Paolo su Pathos, che secondo me è il più completo di tutto il lotto, e poi, come ti dissi l'altro giorno, Osama, perché è una mia passione, è un cavallo che avrei voluto vedere molto di più, non c'è mai stata l'occasione, e spero che non patisca questa lunga esclusione da Piazza del Campo, però secondo me è un grande cavallo. Osvaldo, al di là del, permettimi, il conflitto di interessi, chiamiamolo così, insomma, hai una scala di valori, si può fare una scala di valori, è troppo complicato proprio per l'equilibrio che abbiamo detto fin qui, o comunque c'è una scala di valori come è normale, no, che ci sia? La scala di valori c'è, anche perché è vero, io per carità ringrazio dei complimenti che mi hanno fatto sia Luca che Paolo, però voglio dire, è vero, può essere un buon cavallo il mio, ma lo metto alla pari del cavallo della Tartuca, perché nonostante che abbiano dimostrato in provincia e sono due cavalli chiacchierati, però comunque sono sempre due cavalli nuovi, certo. Ecco, quindi voglio dire, c'hanno tutto da dimostrare. Assolutamente. Mentre invece Pathos, o bene o male, ha corso solo un palio, però si è fatto già vedere che tipo di cavallo è. E Osama Billo stesso, per fortuna mia personale, arrivò seconda e ha vinto la torre, quindi si è visto in quel palio lì la potenza di Osama. Certo. E poi chiaramente il cavallo che non ha mai corso, però ha il vantaggio che lo monta il suo allenatore e che è un grandissimo fantino, è Rexy che lo monta al Bartoletti. Ecco, diciamo, però i due cavalli che hanno più esperienza in alto sono Pathos e Osama, quindi, Osama V, ecco. Quindi Drago e Leocorno. C'è un messaggio a cui faccio rispondere Giacomo giro a Giacomo Zanivelli. Tra Rodrigo Rexy e tale quale, su chi scommettereste? Allora, non si può scommettere, lo sappiamo, perché già a luglio è successo un problema, quindi non scommettiamo. Però insomma, questi tre cavalli, al di là della presenza di Osvaldo, Giacomo, diciamo, traduciamoli nelle contrade, no? Quindi leggo la domanda che ho fatto anche agli altri ospiti alla scala di valori. Ma io ripeto, secondo me ogni palio, come ci tengo sempre a ribadire, è differente dalle situazioni, cioè un cavallo può aver dato tanto in un palio e poi magari si è visto, come a luglio, ci sono dei cavalli che sono superiori. Credo che la parte più importante sia, oltre al cavallo, chi c'è sopra il cavallo, e poi a quello bisogna aggiungere anche le strategie. Certo, più componenti, insomma. Sì, più componenti. Secondo me c'è una contrada che sta ha delle grosse opportunità e quindi ha tutta una situazione che la deve sfruttare, ecco, io la vedo così. Poi faccio io il nome Tartuca. Io il nome non le faccio. Perfetto, l'ho fatto io. Andiamo poi in pausa. Io non ti dico. Andiamo in pausa e poi torniamo, state con noi.
Eccoci tornati in diretta, processo alla prova da Piazza del Mercato. Io direi di tornare da Francesco Zanivelli e Massimo Donatini in Piazza del Campo, almeno chiudiamo anche questo collegamento da Piazza del Campo, ringraziando sia Francesco Zanivelli, che rivedremo e risentiremo domani, e Massimo Donatini, ritorno per lui al processo alla prova. A te la linea, Francesco. Senti Massimo, domani si corre il palio dell'Assunta, che palio vedi e chi sono secondo te le favorite di questa carriera? A vedere così, con queste poche prove, verrà un palio molto combattuto, perché per me ci sono 7-8 cavalli che possono vincere il palio. Sono due nemiche che cercheranno di ostacolare le loro avversarie. Non è un palio facile, credo, però per me ci sono due o tre favorite, che Pantera, Drago, Tartuca, Nicchio, che per me sono quelle meglio che si possono notare il palio. Questo è il parere di Massimo Donatini, che ringraziamo. Riparto da Giacomo Zanivelli e ci rivediamo la prova di questa mattina, insomma, perché rispetto alla prima prova qualche cosa in più abbiamo visto. Giacomo, l'uscita dai canapi, la prova sostanzialmente, lo possiamo dire, della contrada della giraffa, c'è stata anche una mossa falsa, quindi insomma qualche nervosismo, eccola qua, qualche nervosismo in più, ovviamente, anche perché evidentemente c'è la necessità di provare qualcosa e quindi c'è un pochettino più di appunto nervosismo, no Giacomo? Sì, grazie per avermi fatto una domanda difficile. No, certo, questo, ma sempre le domande sono difficilissime. No, questa è più facile, la prima è più difficile, no, a parte le battute. No, si è visto che il tempo inizia a stringere, quindi iniziano a pensare di provare. A me è piaciuta la mossa di questa mattina, perché oltre alla giraffa, insomma, anche la tartuca, si è visto proprio la potenza del cavallo, questo ecco, mi ha colpito. Qui Osvaldo, quindi, vediamo se non sbaglio la mossa valida, quindi che valutazione possiamo fare della prova di stamattina, posticipata giustamente per le condizioni del tutto? Uscita della giraffa, che effettivamente per onore di cronaca cambia posto rispetto alla posizione che aveva come entrata a... Sì, sicuramente è stato intelligente, magari doveva provare, non era solo il discorso della partenza, no? Certo. Lui ha cercato il posto basso per andare via, certo. E quindi ha fatto una corsa pulita, cioè vado a provare sia San Martino che Casato, e quindi la giraffa sì, è andata bene. Però anche sotto, insomma, anche sopra, ho visto che andava via bene anche Tartuca, anche il Nicchio e il Drago, insomma. Qualcosina abbiamo visto, insomma, stamani. Sì, qualcosa si è visto, dai. Eleonora, mentre ci riguardiamo la prova e soprattutto direi la fase della mossa, mentre giustamente la nostra regia fa scorrere questa quarta prova, sulla prova appunto di questa mattina cosa possiamo dire? Più o meno quello che ha detto Osvaldo, dunque, a parte la giraffa che si è vista bene tutti, mi sembra si può rivedere la mossa. Sì, rivediamoci la mossa, anzi, la nostra regia, questa è la parte finale con la civetta che sorpassa proprio prima dell'ultimo casato la giraffa. Mi sembra il Drago, sì. La prova. Se ne è totalmente disinteressato, ma insomma nella trasmissione di ieri avete detto che eccola qua con l'entrata della lupa, poi giraffa, tartuca, bruco, lo sa già che deve fare, ecco, e mi vorrei riattaccare anche a quello che dicevate in trasmissione ieri, Alessandro, che Andrea Mari aveva provato Pathos nella prima prova, come forse non aveva nemmeno mai provato Rocco Nice nelle prove di luglio. Si stopperà lì probabilmente, dici, insomma, sì, i suoi quattro giorni di avvicinamento, alla Io credo che forse lui nella prima prova abbia soprattutto cercato delle conferme, certo, sulla valutazione che aveva già fatto del cavallo. Paolo, questa quarta prova? Sì, come hanno detto loro, come anche nell'altra prova, l'allineamento, insomma, ottimo. Forse domani chiaramente non sarà così, sia per la tensione sia per la presenza delle rivali. Partita molto bene la giraffa, e ha anche fatto vedere un giro, insomma, discreto. Sostenuto. La tartuca
mi pare, ora c'ho il flash di quando l'ho vista in diretta, che anche la civetta abbia fatto scorrere, insomma, diciamo, dai, una prova nella norma. Un po' più sostenuta, Luca, rispetto alla, ovviamente alla prima, con questa uscita da canapi cercata da parte della giraffa, sostanzialmente, come abbiamo detto, poi la tartuca e le altre. Sì, però io vorrei analizzare un attimino invece una cosa un po' diversa, no? Sì. Perché la lupa è stata fuori dai canapi per molto tempo. Sì. E credo, un'analisi tutta mia personale, poi sicuramente smentiranno chi è più esperto di me nei cavalli, credo che abbia voluto provare un attimino a tenere il cavallo per evitare quello che ha fatto un po' la chioccia di luglio, no? Cioè, okay, quando giusto. Era il momento di entrare, il cavallo è un po' sfilato. In questo tondino. Invece, in certi momenti il cavallo non era proprio bellissimo nello stare lì, anzi, si è rifiutato un paio di volte. Per cui Giuseppe è stato lì, l'ha tenuto, l'ha accarezzato, l'ha fatto tutto per tenerlo fermo fuori dai canapi, pronto a partire quando, qualora fosse in corsa, sarà il momento di partire. Tema interessante, ne parliamo dopo la pausa e ci torniamo a vedere anche le immagini della prova di questa mattina. Pausa e poi torniamo. Processo alla prova, quindi in diretta su Radio Sena TV dal Tartaruga di Piazza del Mercato, andiamo a analizzare proprio quello che è successo, lo spunto che ci ha lanciato Luca Bonelli prima della pausa, cioè il fatto, Paolo Saracini, che la lupa abbia, come dire, insegnato, lo metto fra virgolette, a Porto Alabe il lavoro di Giuseppe Zette, detto Gingillo, questa mattina, a star lì al verrocchio sostanzialmente, no? Ci rivediamo appunto alle, sì, fasi d'ingresso a canape, sì, può essere, cioè, quando insomma Giuseppe Zette sta molto lì cercando di far capire come sì, deve gestire anche quella fase, no? Sì, certo, ma è anche giusto, perché poi le prove servono a questo. Ovviamente la lupa, non avendo rivali, non è che magari è stata un po' più fuori per, certo, cioè, per penalizzare nessuno, ci mancherebbe altro, siamo per una prova, quindi sicuramente l'aspettare un attimo, il provare a farcelo stare era appunto finalizzato a trovare un feeling nel caso in cui fosse di rincorsa, per essere già un minimo preparato, ecco. Ci riguardiamo queste immagini, l'ingresso delle varie contrade al canape, anche per apprezzare, Eleonora, come, diciamo, i fantini le metodologie lavorano. Guarda, si stavano usando ora con Osvaldo, esatto. Ora forse Paolo, che appunto è del mestiere, ci darà una spiegazione, sì, certo, tecnica. Però certo, abbiamo visto l'ingresso di Giovanni Azzeni. Titia entra già da abbastanza lontano dal canape, tiene le redini tanto alzate e ha visto l'abbassate gradualmente e poi l'abbassate definitivamente quando è entrato, molto più alte e molto più rigide di come le tengono tutti. Questo che... Ma senti, allora, a me il ciuco me lo portava il barbaresco a montare, le mani me le ha insegnate a tenere prima il De Gortis e poi Scianchino, e mi ricordo che una volta mi insegnò, mentre andavamo a cavallo a scorciare, a suon di berce e di urli, perché non mi riusciva a capire come dovevo scorciare, mentre, no, dai, a parte gli scherzi, sicuramente poi ognuno ha la sua, cioè, metodologia, poi sono dei professionisti e quindi anche in base al cavallo li danno e cercano di portarlo con l'approccio più, ecco, corretto. Qui ci rivediamo invece, Osvaldo, la fase in cui appunto Giuseppe Zedde, come dire, cerca di insegnare, anche se Porto Alabe è un cavallo espertissimo, l'ingresso, diciamo, ai canapi, al verrocchio, per con il giubbetto della lupa. Sei d'accordo con questa valutazione che ha fatto Luca Bonelli? Ma non lo so, o è stata una problematica, insomma, ecco, è una problematica, non lo so se si deve dire che li insegnava, perché non lo so, sta Portogallo ha già fatto 12 pali, certo, quindi io ha poco da imparare, ecco, mi sembra abbia poco da imparare, mi è sembrato un pochino gli si impuntava, ecco, ora poi non lo so, magari c'era la mattina la storta, ti devo dire, capita anche a cavalli, no? Capita anche a cavalli, che parlavamo di preparazione psicologica, no, Giacomo, anche dei cavalli è importante sottolinearlo, senza anzi, anche con ironia, cioè una giornata storta capita a tutti. Purtroppo, per esempio, Tornasol nella Tartuca, no? È stato l'esempio a luglio dell'anno scorso di una giornata storta, poi il cavallo alla fine ha fatto un iter che ha dimostrato, bene o male, che quelle problematiche non sono tornate. Però perché io ero a Ferrara e era di rincorsa e non ha fatto nessuna problematica. No, no. Quindi, Giacomo, la interpreti così questa giornata un pochettino storta di Porto Alabe, o come l'ha interpretata Luca?
Ma io ora non andrei a cercare proprio il pelo nell'uovo, no? Perché sennò poi ci tocca prendere il mental coaching anche per i cavalli. No? Cioè, sono prove, sono momenti, ci può stare che il cavallo non entri o... Cioè, viviamola con serenità e con tranquillità, ecco, io la vedo così, cioè con massima rilassatezza, questo è, no, no, cioè, questo sono d'accordo, anche perché ho detto altre volte che bisogna anche recuperare un aspetto ludico del palio, che è fondamentale, la gioia di vivere questi quattro giorni, la giornata di oggi che è particolarmente intensa, anche per chi sta in cucina, insomma, in queste ore a preparare la cena di questa sera, è bene ritrovare gioia anche di viverli questi quattro giorni di palio. Non so, Leonora voleva aggiungere qualcosa? Volevo capire una cosa, perché prima, forse in pubblicità, Luca diceva che il Guglielmi nella prima prova l'aveva montato senza fare ombre. Andiamo allora, se facciamo, si può rivedere. Facciamo una pausa e andiamo poi a rivedere le immagini della prima prova. Andiamo in pausa e poi torniamo. Eccoci tornati in diretta, la nostra passione per raccontare la passione dei senesi fino a domani sera, quando Siena trionferà ancora l'immortale, ci sarà un popolo che esulterà. Allora, la richiesta di Eleonora Mainò per capire la paraombre sì, paraombre no della prima prova nella lupa è stata prontamente esaudita dalla nostra regia. Ci vediamo anche la prima prova per capire l'utilizzo del paraombre nella lupa. Allora, no? Qui si vede che Guglielmi lo monta solo con il paraombre, quello frontale. Gingillo gli ha rimesso il paraombre laterale, che sì, fu lui nell'oca a montarlo la prima volta, sia col paraombre laterale che frontale. Probabilmente, reazione umanissima e normalissima di un cavallo, stamattina probabilmente Porto Alave ha risentito la differenza, esatto, perché comunque li limita, serve a limitarli un tipo, la visuale in, certo, maniera importante, e chiaramente si sente la differenza, come se a te ti chiudessero una lente di un occhiale. Ecco, insomma, io nelle mie prove di atleta, visto che parlavamo di atletismo, mi devo abituare anche io a certe situazioni. Sto scherzando, ovviamente. Allora, io però tornerei... E in questo, sì, scusami Alessandro, secondo me, visto che ultimamente Porto Alabe era sempre stato montato in piazza con i paraombre laterali e frontali, non posso sapere da dove è arrivata la decisione, se da Federico Guglielmi o dalla stalla della lupa, certo, però mi piacerebbe interpretarla anche come una bella dose di fiducia data dalla lupa a Guglielmi, scelto per la prima prova, montalo nella maniera in cui ritieni migliore. Certo, questa è una interpretazione giusta, sono d'accordo. Tornerei però alla prova di questa mattina e poi ci proiettiamo nuovamente alla prova generale, ce la riguardiamo un po' anche la prova di stamattina per cercare di cogliere altre sfumature, perché tali sono, sempre con la mente poi rivolta alla prova di questa sera. Ci sarà ovviamente il drappello dei carabinieri che aprirà la serata, diciamo così, in piazza questa sera, e poi la prova generale. Ecco, riparto da Luca Bonelli, questa è la mossa di questa mattina, però poi andrei a vedere anche gli altri replay della mossa. Però Luca, come dire, andrei verso la giornata di questa, verso il pomeriggio di questa sera, la serata di questa sera, poi esauriti i replay ci vediamo anche l'ordine alla mossa, perché come abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, questa sera insomma ci aspettiamo qualcosa. Ma ci aspettiamo qualcosa? Io non mi aspetto niente, sono sincero, perché se noi si ragiona col fatto di dire che le prove sono fatte per provare, come succedeva negli anni 60, 70, 80, dove arrivavano cavalli sconosciuti, dove veramente dovevi fare la prova per capire che cavallo avevi sotto, oggi rimani deluso, perché oggi, prendo l'esempio, tanto eravamo qui e se ne parlava a luglio, Loca a luglio. Loca a luglio provava solo la mossa, perché non aveva possibilità di provare, cercava di sveltire un cavallo che era un po' pigro alla mossa. Certo. Il Drago a luglio non ha provato niente per noi, ma in realtà provava quei piccoli dettagli, certo, che poi sono serviti del palio. Ecco, io credo che stasera tutti faranno quel passettino, certo, in più, ma dove sentono che c'è necessità. Tre giri alla morte non le farà nessuno nemmeno stasera. Assolutamente. Ci vediamo l'ordine di questa sera, l'ordine a canapi, Paolo, per capire
magari qualche sfumatura anche lì, ovviamente questo sarà l'ordine di ingresso per la prova generale. Lupa, Tartuca, Bruco, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Valdimontone, Pantera, Drago, di rincorsa ci sarà la Civetta, domani mattina poi lo vedremo, l'ordine sarà inverso. Questo per capire anche quello che succederà al canape, abbiamo visto un po' di nervosismo in più stamattina, forse ce ne sarà qualcuno ancora in più, qualche linea diciamo, sì, di febbre in più. Sì, può darsi qualche linea di nervosismo in più ci sia avvicinandosi il giorno del palio. Sì, poi sulle prove sono d'accordo con Luca, è difficile da vedere una prova, come si dice, tre giri ventre a terra, insomma, ecco, a meno che non ci sia una situazione particolare, ma ormai non ci sono più, del fantino che deve convincere la contrada a montarlo, certo, perché magari nei pali passati, certo, è capitato, insomma, certo, anche a me, io una volta, insomma, senza fare nomi o situazioni, quando ero in giro, no, personalmente, no, non scherziamo, ragazzi, battuta, no, certamente, e magari di, come dire, richiedere a un fantino un impegno particolare per una prova per convincere, certo, la dirigenza ad andare al palio. Ora sono cose forse fanno più passate, parte del passato, anche perché come abbiamo detto il 13 o il 29, insomma, giugno, sì, si sceglie e si va quasi sempre verso quella, sì, scelta, il palio, dove magari, insomma, uno scendeva perché non convinceva, oppure c'era uno scambio tra fantini come tante volte sempre nel passato è accaduto, non c'è più. A me piaceva, ma ripeto, io ormai ho un'età avanzata, e quindi, ecco, do ragione a Luca, magari si va a cercare la prova del dettaglio, il perfezionare il particolare, ma insomma fare una prova veramente alla morte ormai è molto, non esiste è molto più difficile vederlo. Osvaldo, ti piaceva il palio? Ora non voglio fare il nostalgico perché sono cose che a me non piacciono, però il fatto che adesso ci scelga il 29 e il 13 quasi sempre una scelta magari che si allunga nel pomeriggio, però poi diventa quella definitiva e non si chiede più al fantino, non so, di fare una prova alla morte per tre giri per convincere la contrada o meglio la dirigenza. No, io sono d'accordo con loro che ormai siamo appunto in una fase professionale sia da parte dei cavalli che da parte dei fantini, e quindi non c'è più quel bisogno di far vedere. Di far vedere. Lui, si arriva già pronti. Si arriva già pronti, insomma, più o meno il fantino appunto sta attento a piccoli dettagli o la stalla, insomma, magari l'ordine sono di quelli, ora oggi provi la mossa, poi stasera provi San Martino, certo, domani provi il Casato, e da lì poi c'è filmati, le riguardano e correggono qualche cosa. L'unica cosa che invece mi è piaciuta a questo palio e che ci riporta indietro negli anni è stato il debutto di un giovane, assolutamente, del Guglielmi, Federico, e Guglielmi, quello mancava da troppi anni, ecco, quello, cioè prima prova a un giovane, quella è una cosa che mi ha dato veramente gioia, a prescindere dalla persona, insomma, che sia Guglielmi o un altro. Però, Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Poi dobbiamo andare. No, sono d'accordo con Osvaldo, insomma, io poi mi fa enorme piacere perché Federico è l'allenatore dei miei cavalli, ma lo direi anche per un altro ragazzo, giovane, ci sono anche, certo, altri ragazzi di Simeone. Poi tra l'altro ho visto la Lupa ha fatto anche una cosa secondo me bella, anche intelligente, cioè da quello che ho visto cioè, pur non montando il palio lo tiene in contrada nella stalla, certo, quindi per lui oltre ad essere una grandissima gioia, perché chiaramente importante, una gioia rimarrà per sempre, è un'esperienza importante. Facciamo pausa e poi torniamo per l'ultimissima parte di Processo alla Prova, state con noi. Sono giorni di passione, di emozioni, di gioie, di dolori anche per certi versi per Siena, che è immersa nella sua festa, ma sono giorni anche difficili, molto difficili per l'Italia, e Siena ovviamente non si scorda quello che è successo nelle ore scorse a Genova e ha dedicato questo minuto di silenzio in Piazza del Campo alla tragedia e alle vittime della tragedia di Genova, quindi un gesto che questa città con i fantini che sono scesi da cavallo prima della prova di questa mattina, un gesto di solidarietà come solo questa città, permettetemelo, sa esprimere in tante occasioni, e l'occasione è stata anche quella di questa mattina, un minuto molto molto toccante, quello che vi facciamo appunto rivedere con le nostre immagini. Eccolo qua, torniamo all'attualità per il giro finale della puntata di questo pomeriggio dal Tartarugone di Piazza del Mercato. Allora,
rassicuriamo un po' i nostri ascoltatori, perché Caterina Fusi ci ha informato, insomma, che le previsioni di meteo sono migliorate. Perché secondo il Meteo Siena 24 non c'è più la probabilità di pioggia, ma il cielo resterà solamente nuvoloso, e speriamo che continui così veramente. Assolutamente, per uno svolgimento regolare sia della prova generale che della provaccia. Giro finale, parto da Giacomo Zanibelli, allora 24 ore poco più, poi Palio, le tue valutazioni. Ovviamente abbiamo parlato delle prove, della scala di valori, insomma sarà importante la mossa più che mai con questo equilibrio, Giacomo. Sì, sicuramente sarà importante la mossa, saranno importanti le strategie, cioè sarà un palio come tutti gli altri pali. Ci sono contrade favorite sicuramente anche da un punto di vista della strategia, però come ci hanno fatto vedere a luglio la mossa conterà moltissimo, ma come è normale, ecco. Io penso che da quello su cui dobbiamo ribadire e focalizzare la nostra attenzione è che il palio alla fine tende sempre a ripetersi, no? Non c'è mai qualcosa di nuovo che lo trasforma. La dicotomia, quindi, Giacomo, sì. Siccome sei anche uno storico, la dicotomia del palio è proprio questa: non c'è mai un palio uguale all'altro, cioè ogni palio fa storia a sé, però alcune cose sono cicliche, come giustamente dicevi. Sì, immaginati la Fenice, no? La Fenice termina il suo percorso e poi le rinasce, però poi non è mai la stessa, no? Certo. Quindi si può paragonare a questo. Bella questa metafora della Fenice, sì. Mi piace molto. Grazie intanto a Giacomo Zanibelli per essere stato con noi. Osvaldo, 24 ore e poi insomma ci risiamo. Sì, ci risiamo. Ma sarà un palio molto combattuto. Si vede da queste poche prove che si è visto. È un allineamento molto tranquillo, fermo, cavalli tutti allineati. Fantini mi sembrano tutti determinati a fare il loro palio, quindi alla fine equilibrio sull'equilibrio. Equilibrio sull'equilibrio, quindi secondo me domani sera chi avrà più cuore e chi sbaglierà meno e girerà prima a San Martino avrà tante possibilità. Avrà molte possibilità di vincere questo palio. Grazie anche a Osvaldo Costa e Leonora. Io sono curiosa di vedere l'infinita storia, l'infinito duello tra TT a Scompiglio e Brio, perché qui ci hanno abituato a un rimpallo continuo. Interrotto da Brigante, a dir la verità. Interrotto da Brigante, se dovesse vincere il drago Andrea Mari li staccherebbe in maniera abbastanza importante. Andando a fare cappotto, cosa che per ora nei nostri tempi ha fatto solo il PES e Jonathan Bartoletti, quindi a me è questa la cosa che mi incuriosisce di più, e soprattutto la reazione di Tittia, il palio di domani di Tittia. Valutazioni interessanti, anche quelle di Eleonora, che ringrazio per essere stata con noi. Paolo Saracini. Facciamo un pronostico? Facciamo. Diciamolo qualcosa. Facciamo. Io a luglio ci ho azzeccato, vorrei fare il cappotto sul pronostico. Quindi... sarebbe anche un cappotto interessante. Insomma, e quindi il pronostico è lo stesso di luglio, che è il drago. Poi ovviamente ci sono altre situazioni molto molto interessanti, però dobbiamo buttarsi, una contrada va detta, quindi dico il drago. Drago. Luca Bonelli, le tue valutazioni finali, intanto ovviamente ringrazio anche Paolo Saracini per essere stato con noi. Luca. Beh, ricordiamoci sempre che il palio d'agosto è sempre frutto di un palio di luglio, per cui anche scelte fatte dai Fantini su determinati cavalli sono dovuti a piaceri o non piaceri ricevuti al palio di luglio. C'è una conseguenza, una continuità. Diciamo. Sì, per cui è un palio chiaramente molto diverso. Un favorito vero e proprio non c'è, ripeto, sono 4-5 contrade che hanno la stessa percentuale di vittoria. Sicuramente con l'otto di cavalli così non può altro che essere un grande palio. Grande palio, quello che ci aspetta domani sera. Intanto ovviamente andiamo con ordine, questa sera sarà la prova generale, come detto insomma c'è attenzione, c'è grande fervore in tutte le contrade per la preparazione delle scene, anche nelle contrade che non corrono, però soprattutto ovviamente nei 10 popoli che sperano di portare nel proprio museo il drappellone. Io vi ricordo l'appuntamento anche per domani pomeriggio con il processo alla prova.
sempre insieme a voi, ovviamente. Caterina. Sì, anche domani potete scriverci al 339 15 20 060 inviando un messaggio SMS o WhatsApp, oppure scriverci alle nostre pagine social di Radio Sena TV di Facebook e Instagram usando gli hashtag Passione Palio, Processo alla Prova e Radio Sena TV. Processo alla Prova torna domani alle 13.30 su Radio Sena TV. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Caterina Fusi, alla nostra redazione, ai tecnici e alla regia per il consueto prezioso contributo, ma ovviamente il palinsesto di Radio Sena TV va avanti fino alla prova generale e poi anche oltre questa sera con tutte le nostre produzioni, dalla diretta ovviamente dal Tartarugone di Piazza del Mercato fino ad arrivare poi domani sera quando Siena trionferà ancora una volta immortale. Grazie a tutti e a domani da parte di Alessandro Lorenzini, una buona serata. Questo programma è realizzato in collaborazione con